Buon inizio settimana, vi presento immediatamente i miei ospiti. Oggi parliamo di arte veramente a tutto tondo. Oggi ci delizierà con l'oroscopo. Speriamo che ce ne dica di cose belle. Rossa, bella. Con questo e di metterci tutto il flusso benefico. Brava, 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 brava. La trilogia dei Capi contiene tanti racconti e ho qui l'autore ed un attore che presenteremo tra un attimo, sì. Insomma, anche perché di un pezzo jazz, quindi devo dire che ci parlo di un lavoro straordinario come truccatori. Emilio Massa ed Enzo Cucchiara, buongiorno. Qui con te parleremo sicuramente. Buongiorno. Insomma, come processo? Sei felice? Quando sono sentito al telefono dall'altra parte dello studio ci sono tornati a trovare Mr. Hyde. Buongiorno. In questa tua opera e perché la trilogia? Poetica. Ma sì. I Capi, per cui io scrivevo uno dei racconti che poi parla di molte cose. Io dico spesso che ho sintetizzato tutto, ho reso scarna, sì, come dire, ha dei ritmi particolari, una musicalità, no? Legati all'amore, legati ai ricordi, anche a volte insomma, ricordi tristi, è un po' una miscellanea di queste cose. Siamo invece alla curiosità del giorno, ma io direi della settimana. Stuzzicare un po' la nostra fantasia, io direi Pier Giuseppe Francioso, meglio, riconosco come oggetti di uso comune, che però tu hai adottato. Sempre lì si parte, no? Se si riesce a giocare, quindi è il bambino che ci portiamo dentro, che poi Peter cresce. Pan, no? Voi avete sì. Che fatica scrivere. Prima a sinistra, in alto, poi a destra, in eria araba, attraverserei tutto il grano di Puglia, fin sotto i tuoi occhi traslocati, senza ladri o briganti con gli ombrellacci. Solo 12 chilometri all'uscita, solo pochi dolorosissimi chilometri. Un cuore indipendente, riva salina, rosa levantina. Non ci sono scarpe per fuggire, ci sono senza terra. Come automobili, come autocarri in catramani. Visione, un tatuaggio sulla mia pelle per te. Per me una fitta al tuo seno ferito. C'era la tua assenza, il silenzio di sogni spenti. C'erano poeti che scrivono quando non scrivono. Come dire a Max, una parola sola, sei tu. C'erano le moto in discesa, c'erano i capperi, i cappelletti. Funni stretti in quel tuo largo vestito. C'ho l'impegno del telefono se ci sono novità per te. Noi e coloro che... Ricordare che questo numero telefonico è anche un numero al quale potete telefonare la vostra cucina attraverso delle ricette straordinarie. Infatti tantissime tele casa loro per assaggiare le loro ricette preferite. E la nostra amica telespettatrice è qui proprio in zona Vomero e guardate un po'.